È stata presentata oggi a Roma la campagna 38 volte basta, che fa riferimento alla legge 38, appunto, del 2010, relativa al diritto da parte di ogni cittadino ad avere accesso alle terapie del dolore. La campagna nasce sotto l'ala esperta e appassionata di Antea Onlus, associazione che da oltre 26 anni si batte perché le cure palliative e la terapia del dolore siano conosciute e applicate non solo ai malati terminali. In Italia soffrono di dolore cronico circa 15 milioni di persone che, se trattate adeguatamente in un centro per la terapia del dolore, potrebbero vedere nettamente migliorata la loro qualità di vita. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente di Antea, Claudia Monti, il coordinatore sanitario scientifico di Antea, dottor Giuseppe Casale, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ricordato quanto sia importante garantire a tutti i malati la qualità dell'assistenza anche domiciliare, ed Eugenio Finardi, che dedicherà la tappa romana del suo tour proprio ad Antea e alla campagna 38 volte basta, per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Le terapie a base di oppioidi sono da sempre viste con diffidenza e riservate al dolore oncologico terminale, ma il pregiudizio va fermamente sfatato perché a giusti dosaggi possono garantire un ottimo controllo del dolore senza dare alcuna assuefazione. Senza contare che anche l'abuso di FANS, antinfiammatori considerati a torto innocui e che chi soffre di dolore cronico usa abitualmente, possono dare dipendenza e effetti collaterali anche severi. Il materiale informativo sulla terapia del dolore sarà a disposizione di chi voglia avere maggiori informazioni in tutte le farmacie, proprio perché si possa avere così una conoscenza corretta su che cos'è nella pratica quotidiana la terapia del dolore e di quali patologie possono beneficiarne, dall'artrosi alle cefalee, dalle lombalgie croniche al dolore di origine neurologica, fino a quello oncologico. All'interno del volantino si troverà anche l'elenco dei centri di terapia del dolore dove rivolgersi per ulteriori informazioni e approfondimenti. Ascoltiamo ora la presidente di Antea Onlus, Claudia Monti, e il dottor Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico di Antea, che ci spiegheranno l'intento con cui è nata questa campagna e il loro impegno costante nel far sì che tutti siano sempre più consapevoli che il dolore va considerato e curato come una vera malattia. La legge 38, che è una legge del 2010, per noi che ci occupiamo appunto di cure palliative da quasi 30 anni, è una legge a cui aspiravamo, finalmente legge, che è un po' una legge leader in Europa, dove dà il diritto all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a tutti i cittadini. E principalmente si occupa di cure palliative e pertanto sono quelle le cure non palliative in senso sminuente, ma pallium, che ammantano il paziente in una fase avanzata o terminale di malattia, dove se non si può guarire bisogna curare, bisogna prendersi carico di tutti i bisogni dal dolore a tutto quello che è sconvolto dall'arrivo di una malattia. Il dolore è il dolore fisico, il dolore è il dolore totale, sociale, burocratico. Il dolore cronico può essere medio, severo, può cambiarci la vita, può essere curato, anzi deve essere curato. E se la legge 38 appunto parla che è un diritto delle persone l'accesso alle cure, basta a non applicare questa terapia del dolore a chi invece può beneficiare. Ecco qua da come nasce 38 volte, basta. È un basta per dire cominci. Un'altra sfida d'Antea, noi ci stiamo provando con questa idea, 38 volte basta. Oggi, oltre ad aver avuto oggi appunto una conferenza da e con le istituzioni per sensibilizzare le persone che possono comunque costruire una rete, noi abbiamo cominciato, grazie anche al contributo di Mondipharma e Federpharma, abbiamo iniziato una campagna con un dépliant esplicativo, chiaramente in un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori, che abbiamo per ora cominciato a distribuire in tutte le farmacie romane per un Bene. discorso di prossimità col cittadino. Indica cos'è un dolore cronico, indica che cosa si può fare se pensiamo di esserne affetti, indica che non è pericoloso essere curato con dei farmaci oppioidi, se dati da chi sa Controllati, fare certo. terapia del dolore, indica che si può stare meglio e che ci sono delle strutture, ancora poche, ma ci sono delle strutture che ci possono aiutare, perché pure noi che siamo nel settore, torno a ripetere, non dimentichiamoci che cittadini siamo anche noi. Il dolore viene molto sottovalutato, viene, come si suol dire, preso sotto gamba. Le persone continuano ad avere una enorme sofferenza e parliamo di in Italia di circa 15 milioni di persone che soffrono di dolore cronico,
E ricordo anche che il dolore cronico è quel dolore che dura più di 3 mesi. E di questi 15 milioni di cittadini, di italiani che soffrono questa tipologia di dolore, 8 milioni ne soffrono in maniera estremamente severa. In Italia noi siamo tra il primo paese al mondo a consumiamo antidolorifici, i cosiddetti FANS, sì. Comunemente usati un pochino da tutti, che comportano effetti collaterali estremamente pericolosi e anche gravi, sottovalutati, mentre si ha paura appunto dell'uso degli oppiacei, in quanto si pensa erroneamente e in maniera molto, chiamiamola molto antica, che è un farmaco che si possa utilizzare soltanto sui malati cosiddetti in fase terminale, sui malati che soffrono di dolori incoercibili, mentre si possono usare, come si usano in tutti i paesi del mondo, anche nel dolore cronico. La campagna 38 volte basta si rifà proprio alla legge 38, che riconosce per ogni cittadino il diritto ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Purtroppo questo accesso spesso non avviene, anzi ci sono studi che dimostrano che il cittadino arriva ad un centro di terapia del dolore addirittura dopo 4 anni, 5 anni dall'inizio del dolore. E la campagna, grazie all'ausilio anche di Federfarma, l'abbiamo diffusa praticamente in tutte le farmacie affinché possa arrivare al cittadino e affinché possa essere riconosciuto, con la legge 38 recita, il suo diritto ad essere curato. Spesso il dolore è proprio una malattia nella malattia. Esatto. E sempre la famosa legge 38 ribadisce che è obbligo, esatto, per gli ospedali riportare e segnalare il sintomo dolore e addirittura tutto il percorso, sì, l'intensità del dolore, certo, la terapia che viene effettuata, eccetera, eccetera. Perché è un sintomo che viene preso così come è normale che ci sia. Invece è assurdo e limita la nostra qualità di vita in una maniera incredibile.